Motion, emozione e movimento, ovvero una parola che racchiude tutta la filosofia dell'orto. Tanta passione, ma anche uno sguardo sempre indirizzato al futuro. Negli anni si è partiti dai carburatori, che ovviamente tutti ricordano, passando ai corpi farfallati, passando a tutti i sistemi innovativi di iniezione, e adesso il futuro è proprio legato all'elettrificazione. Ma ora è il momento di presentarvi un progetto importantissimo. Abbiamo scelto EICMA per presentarlo, seguitemi. È con grande orgoglio che andiamo a presentarvi il progetto e-Power. Abbiamo scelto proprio EICMA perché questo progetto innovativo andrà sostanzialmente a proporre diverse tipologie di powertrain, e adesso andiamo un po' più nel dettaglio per raccontarvi anche a livello tecnico quelle che sono le caratteristiche. Andiamo! Ed entrando un po' più nello specifico, andiamo con per esempio due diverse motorizzazioni, dai 250 watt del monopattino ovviamente ai 15 kW invece legati proprio alla motorizzazione dei quadricicli, che sono ovviamente più pesanti e necessitano di una spinta più vigorosa. Il tutto passando attraverso tre taglie di inverter, due taglie di batterie e tre taglie di motore. Ovviamente il progetto e-Power, grazie anche alla collaborazione con Reinova, offre un servizio a 360 gradi e quindi offre la possibilità alle aziende, anche in fase di progettazione, di collaborare a stretto contatto con dell'orto, ovviamente per migliorare tutta quella procedura iniziale che spesso diventa complicata. Invece attraverso questo servizio si snellisce, diventa tutto molto più rapido e soprattutto molto ben fatto. E il sistema e-Power è pronto anche al futuro proprio delle città, quelle avveniristiche, dove sarà importantissimo avere una mobilità leggera, e qui ovviamente e-Power entra assolutamente in gioco in maniera fortissima, perché bisogna cercare di avere emissioni a zero, bisogna cercare di abbassare quello che è il livello di traffico, ma soprattutto bisogna migliorare quella che è la sicurezza, e qui attraverso tutti i sistemi attivi che dialogano perfettamente tra di loro, l'obiettivo sarà quello di migliorare questi tre aspetti. Sguardo sempre al futuro dell'orto.